State ascoltando SBS Italian. Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo. Difendere il diritto alla vita, lo scopo di A proposito di altri mondi, ente del terzo settore impegnato in Italia e all'estero nel contrasto alla malnutrizione, in campagne di educazione e nell'inclusione sociale. Andiamo in un paese complicato, il Congo, dove a Kinshasa, la capitale, ci colleghiamo con Christian Foti, direttore di A proposito di altri mondi. A proposito di altri mondi, nata nel 2011 da mia moglie e me, insomma come quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, però eravamo in due. Nell'arco di questi anni siamo diventati a tutti gli effetti un'organizzazione internazionale, riconosciuta oltre che chiaramente in Italia, nei tre paesi dove lavoriamo, Senegal, Guinea e Repubblica Democratica del Congo. In Africa lavorate contro la malnutrizione infantile, qual è il vostro approccio? Lavoriamo secondo un approccio orizzontale multisettoriale, si dice, che vuol dire che insomma la malnutrizione non è un patogeno, no? Non è un batterio che la provoca, quanto piuttosto la povertà. Quindi abbiamo interventi e progetti che da una parte mirano a migliorare i sistemi di salute, dall'altra cercano di aumentare le capacità delle comunità proprio a livello di sviluppo economico, specialmente sulla parte di sicurezza alimentare, cooperative agricole. E in questi anni siamo riusciti a dare aiuto diretto ed indiretto a più di 550.000 persone nei vari paesi dove lavoriamo. In Italia l'ONG lavora per il contrasto alla povertà educativa. Abbiamo avviato anche una fattoria didattica e sociale che ci permette anche di includere persone in situazione di svantaggio, con magari disabilità o che sono uscite dal mondo del lavoro per X motivi, e quindi attraverso l'agricoltura sociale riusciamo a dare un po' il nostro contributo. La storia di A proposito di altri mondi comincia proprio in Congo, nella bidonville di Kinshasa, Kimbafé. Il Congo è legato alla storia anche personale di noi, oltre che quella dell'organizzazione. Il paese dove abbiamo realizzato ad oggi il maggior numero di interventi è quello sicuramente più complicato. Perché è più complicato? Perché arriva da una storia complicata. La Repubblica Democratica del Congo ha un passato che dal torno al 1500 in avanti racconta di storie di violenza e di sangue. Non ultima quella legata alla colonizzazione dei Belgi a inizio del Novecento, che si è protratta fino al 66, e dopo alla dittatura di Mobutu, uno dei più sanguinosi dittatori in terra d'Africa. Come vive la popolazione? Il Congo è 9 volte l'Italia, circa 100 milioni di persone, ma il reddito medio è di circa $650 l'anno, quindi circa 600 euro l'anno. La maggior parte delle persone è stato di malnutrizione, di povertà estrema, molta corruzione in certi livelli del sistema governativo, ma non solo, difficoltà di accesso all'acqua potabile, all'elettricità, internet, perché è vero che internet è qualcosa che permea ormai le società, quindi quando manca è un qualcosa che mette in difficoltà anche la costruzione dell'avvenire. Quindi è un paese di enormi ricchezze e potenzialità, ma paradossalmente queste ricchezze sono la causa della povertà, vuoi per insomma l'appropriarsi indebitamente di moltissime multinazionali occidentali e anche di alcuni paesi limitrofi al Congo, vuoi anche per la classe dirigenziale che ecopartecipe in qualche modo. Dove siete impegnati nel paese? Attualmente siamo attivi soprattutto nella provincia di Kinshasa, nelle zone rurali, perché a Kinshasa dei circa 100 milioni di abitanti in tutto il paese ne troviamo circa 22 milioni. C'è un sovrappopolamento, c'è una difficoltà enorme di approvvigionamento alimentare, di conseguenza appunto abbiamo circa il 75% dei bambini nella periferia di Kinshasa che vive in situazioni di, oltre che di povertà, proprio di malnutrizione, e questo fa sì che saranno adulti deboli, no? Fragili, che non avranno sviluppato tutto il proprio potenziale cognitivo e fisico, e quindi lavoriamo soprattutto in tutte le zone rurali attorno a Kinshasa per migliorare le condizioni anche di approvvigionamento. So che sta partendo un nuovo progetto, dove si svolge e di cosa si tratta? Svilupperà l'agricoltura in quello che è l'altopiano di Plateau de Bateke, che è di fatto un po' l'altopiano che approvvigiona tutta la città. Lavoriamo
con diverse migliaia di agricoltori locali, saranno 1200 gli agricoltori più le famiglie, andando a sviluppare l'agricoltura locale, ma anche introducendo nuove varietà. Questo perché il progetto arriverà, oltre che ad aumentare la produttività e alla costituzione di una cooperativa di diversi villaggi, una cooperativa agricola, andrà anche a produrre un alimento ipernutriente che servirà proprio al contrasto della malnutrizione. L'idea è quella di avere magari un sacchetto con degli alimenti essiccati all'interno che, fatti bollire a minestra, forniscono per un piatto completo. Cosa sarà contenuto in queste bustine? Con l'Istituto di Ricerca in Scienze della Salute abbiamo già elaborato una farina che si chiama zainata, composta da, ad esempio, c'è il mais fermentato. Perché fermentato? Perché provoca l'appetito, e i bambini malnutriti spesso non hanno più appetito. C'è il sorgo, la soia, poi ci sono dei bruchi che danno le proteine, c'è la spirugira, che è un'alga che cresce nel fiume Congo e che dà tutti gli oligoelementi, vitamine, sali minerali. Quello che faremo in questo nuovo progetto, andremo a lavorare invece sull'introduzione del riso di montagna, che non ha bisogno di irrigazione, che verrà trasformato con una piccola tecnica che si chiama la stufatura del riso. Il riso non andrà a cottura, ma subirà degli shock termici. In questo modo perderà la parte più dell'amido, quindi degli zuccheri, circa l'80%, e per osmosi si arricchirà invece di quanto è contenuto nella pula, no? Nella buccia, se vogliamo dire così, del seme, arricchendosi quindi di vitamine e sali minerali. Questo è un riso che abbiamo sperimentato anche in Guinea, non l'abbiamo inventato noi, abbiamo preso le indicazioni del Programma Alimentare Mondiale, del World Food Program. In Congo lo andremo a introdurre, quindi quello che ci aspettiamo tra 2 anni è di avere dei sacchetti pronti dove all'interno ci sarà questo riso migliorato, decorticato e quindi di un colore giallognolo, con all'interno altri alimenti, tra i quali ad esempio la zucca essiccata, piuttosto che il mais, piuttosto che la soia, in maniera tale che si abbia un pasto completo. Quindi ecco, un paese come il Congo, dopo tutti questi anni, insomma, ancora vale la pena impegnarsi, nonostante tutte le difficoltà. Sì, assolutamente sì, e lo dico con un esempio. Vale la pena impegnarsi? Il paese, come dicevo, è un paese complicato. Quando abbiamo fatto la fase di avvio, abbiamo trovato 2 persone sulla sessantina che hanno dato la fiducia che si possa arrivare al risultato. Uno è una persona semplice dei villaggi, un vecchio agronomo che gestisce una piccola associazione locale che sarà partner del progetto. Il vedere la sua voglia in uno stato comunque di povertà, perché non è una persona ricca, dove non ha chiesto niente e ha cercato di introdurre il progetto, da solo è andato a parlare con i capi villaggio per smuovere la sensibilità. Quella è una persona che dà speranza. Così come un funzionario del Ministero dell'Agricoltura, che noi avevamo incontrato tempo fa, e che è una persona molto competente, abbiamo voluto un incontro con lui in maniera informale fuori dal ministero per spiegargli il progetto, per cercare di capire i punti di contatto, e lui alla fine del tutto ci ha detto: il progetto è in linea, voglio partecipare, ma io sono un uomo del governo e delle istituzioni, quindi parteciperò come Ministero dell'Agricoltura, non come singola persona, e io sono già pagato dal Ministero. Allora, queste sono persone, casualmente sono 2 uomini, abbiamo trovato delle donne eccezionali anche in altre situazioni, queste erano 2 uomini che danno speranza, che ti fanno dire ok, anche se è difficile, anche se magari si avanza in maniera più lenta rispetto ad altri paesi, ha senso assolutamente essere qua. Il sito di A proposito di altri mondi, www.appdam.org. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.